Eccoci qua ragazzi, ci siamo? Ci siamo? Allora, intanto vi do il benvenuto. Facciamo un piccolo test audio prima di tutto. Test audio prima di Ok, che l'altra tutto. volta ho parlato almeno 5 minuti e non si sentiva. Vi do il benvenuto. Oggi siamo con un bel giochettino che a me piace, che ce l'ha, me l'ha fornito gentilmente lo sviluppatore per Nintendo Switch. Ok, Everbond, vediamo un po' come. Io l'ho provato un pochino, è carino, molto carino. Devo riprendere un po' manualità con la Switch, che è un po' che non l'accendo. Aumentiamo un po' l'audio del gioco. Si dovrebbe sentire. Allora, giochiamo. Io qualcosina avevo fatto, il primo boss avevo fatto, che è questa sorta di pesce cuoco, che in realtà è carino. Poi, se io volessi passare all'altro, posso selezionare o in automatico. Vediamo. Antica baita sul fiume, parla con Gerald. Allora, la cosa carina di questo gioco, perché sono nell'acqua e sono un pirata? La cosa carina di questo gioco è che praticamente è tutto distruttibile. Devo un attimo riprendermi quei comandi. L'ho provato tipo un mese fa. Vindi vetusto, è una faccia nuova e anche parecchio strana. Grazie, sempre gentile. Scusa, non volevo dire, insomma, intendevo un'altra cosa. Parla con quel grosso tartarugone e qui da molto tempo più di me. Vabbè, perché penso che i dialoghi siano. Lecca lecca, arma da mischia. Qui abbiamo una serie di armi da mischia molto strane. Io cosa c'ho? Come le scorro le armi? C'ho la spada, c'ho questa qui che è una specie di pistola e abbiamo preso il lecca lecca. Ok, allora con la praticamente rotolo, con il B salto e con la Y. Sento l'aria un po' bassino, ma alzo un pochino di più. Ok. Lollo! Ciao Lollo! Come va? Eh sì, era un bel po', ragazzi, eh. Era un bel po'. Un paio di mesetti tutti. Grub Arfbow. Ok, capito tutto. 1000, così è gratis. Tutto, 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 via, via. Questo posso afferrare con. Ah, e lanciamo. Pure i tronchi di legno. Poi. Del dolente, se potessi stare qui a scrutare l'orizzonte per sempre, ma per me ci può stare anche. E la Madonna. Che è questo? Salve, cortese viandante, non farti allarmare dal tuo brusco risveglio. Il mio unico scopo è di custodire il gran fiume che ti ha dato la vita e instradarti sul cammino che ti attende. Ma io posso fare, posso interagire? Te posso menare? No. Vabbè, quindi. Per questo dovrai per prima cosa raggiungere il villaggio di adunanza e cercare gli spiriti Elder. Sono loro, solo loro conoscono la tenebra che minaccia il nostro mondo. Buona fortuna. Missione completata, non ho fatto niente. Contento il gioco. Lagga una connessione da schifo. Sì, Lollo. Diciamo che la connessione, se non è una buona connessione, è un po' un casino.
sono su Switch, quindi non laggo sicuramente, perché praticamente sono su console. Stavolta non è colpa del mio computer, una volta tanto. Fai attenzione là dentro. Hai già mangiato? Se ti viene una congestione, ma vaffa, no, eh. Mica, che forza c'ha? Anche il carretto si piglia. Questo me lo portassi a giro. No, niente, si incastra. Capito, quindi è solo per il momento, parla e basta. Non farò quella cosa stupida di dirti come mi chiamo, nessuno mi può costringere. Ma chi se ne frega? Vabbè, io devo parlare con la tartaruga. Si accontenta di poco. Raccogli le uova di gallina, ok? Allora, il blaster. Il blaster è una pistolina che però non è facile da usare. Perché non riesco a sparare. Ecco. Madonna, tanto mi schiaccio. Ora prende ste. Ma le galline sono nemiche? Con me, non so chi è nemico qua. Tacchino, oh, non riesco. Aiuto, carica, aiuto, aiuto, oh, non riesco a sparare. Oh. La pistola è un po' da rivedere. Le cure sono a posto. Ma i pulcini sono contro di me? No, io non ho capito. Perché vedo si fanno i cavoli loro. Guardalo. Cioè, non riesco. Lisciato. Oh, qua ti sono, aiuto. Ok. Cambiamo un attimo arma. Come si fa a cambiare arma? Aiuto. Aiuto! Aiuto, quanti sono? Ma se io vi saluto così? Ma c'è l'uovo là. Ascendono! Non mi torna a cavolo la pistola. E poi quando ce l'ho in tiro deve caricare. Che detto così è un po' brutta, però. Oh, sono gli esplosivi pure. Dai, guarda sti rompi palle.
Oh, non è scoppiato. Incredibilmente. Vorrei cambiare arma. Ah, ma c'ho anche... Che fa? È Michael Jackson? Non capito. Allora, per cambiare arma... Ah. Piuttosto lecca lecca. Ecco, lecca lecca, però poi per sparare... Ah, ma abbiamo perso l'arma, questa è un'altra. Sì, ma mi basta, me ne basta una, tanto non le uso per granché. Questa dovrebbe essere meglio, sì. Ah, c'è anche una mossa caricata. Guarda tu, ma mi stai seguendo? Ho capito, non ami me, ami solo il mio stile di bimba bomba, mamma, mamma. Ma per favore. Penso che si possa anche evitare di leggere, tanto non mi sembra dica grandi cose. Questa è più forte. Ah, perché avevo una sciappoca vita. Perché tutte le volte che ce l'ho a tiro carica? Io mi sono fatto male. Molti di noi vivono dei frutti della terra, contadini, boscaioli, via dicendo. Avevamo anche delle spade e quei furbetti di metà. Avevamo anche le spade, quei berretti di metallo, ma erano parecchio tempo fa che leggevo furbetti. Vai, missione compiuta. Guardiamo lo scrigno. Piena d'oro? Mia la scoletta. No, io tengo il pirata. Questo non credo si possa rompere. Arrivederci. Arrivederci. Tutto mio l'oro. Distruggi il granchio. Questo è il boss, eh? No, forse sono... Ah, ok, si spawna praticamente. Ma non riesco. Salta. Aio. Ariaio. Questi c'hanno... Oh.
Non so quanta vita ho, non riesco a vedere dov'è la vita mia. Quanti vita miei. Bastone polpo. Ma questa la usa praticamente frontale, aio. Non mi torna tanto. Chi è che spara? Aiuto. Guarda questo. Qua c'è qualcun altro che li spawna. Aio. Aio. Come lo tiro giù? Che ci abbiamo anche questa. Comunque io al momento preferisco lecca lecca, è anche più buono. Se non ce la fa è troppo lenta. Questo? Finiti? I granchi sono dappertutto. Sto cercando di costruire una capanna, ma i granchi continueranno ad abbatterla. O a stare tra i piedi mentre cerco di costruirla. O a pizzicarmi. O a vaffanculo. Pure questo, via. Qui? Niente. Fatto, quindi dovrei salire su. Come? Ok, la manona è buona. Però contro questo è lento, quindi. Guarda, mi hanno levato un sacco di roba. Ah, eri tu sulla zattera? Ti ho fatto qualche segnale dal foro, spero di essere stato d'aiuto. Non abbiamo molti visitatori di questi tempi a porte granchi. Scusa se sono stato un pizzico
fastidioso. Questa è un po' lenta, eh. Mamma quanto ci metto. Ok, missione completata. È bellina perché essendo grande riesce a prendere magari più nemici con un colpo, però essendo lenta, dipende chi ti trovi, temera. Oh, Mr. Grunky, sembra quello di SpongeBob. E per ora mi tengo il pilota, eh. Chi è? Sconfiggi gli aggressori. Questo mi sa che è meno però. Oddio! Madonna, ma è grosso questo! Via 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 via! Una volta pure? No, comincia a essere. Due! Ma che. Come posso correre velocemente qua? Vorrei scappare velocemente. Posso? Guarda, questo sta un po' da solo, gli do tre manate. E via, due fatti. Questo pure, tre. Oh, il bombarolo. Quelli grossi mi lascio per ultimi, tutto. Però il bombarolo colpisce anche gli altri. Quindi si potrebbe pure sfruttare. Ma questi però come li affronto? Con la pistola. Vediamoci i bombaroli, perché si mi sa che colpiscono a tradimento. E con loro a distanza, perché se li vado vicino mi sa che mi fanno pezzi. Proviamo un po'. Non li colpissi magari. Ma gli ho dei grossi problemi con la pistola però. Non so se si è percepito. Lì. Oh. No, no. Ecco, le chiappe. Oh, io. Carica. Vai. Un botto di vita, carica. Carica troppe volte sta stanno qua. Buono. E poi sono un tema anche con la mia skin. Ma posso anche tenere più giocato, ok. E sparo molto di più anche. Guiduccio, Leonardo, benvenuto. Ciao Leonardo, ciao Guiduccio. Come la va? Allora, voglio rimettere il lecca. Vabbè, anche il lecca è carino. Missione completata. Ma quindi erano tipo dei mini boss questi, credo. Via anche le galline. Qua c'è niente che posso prendere. Qui mi sembra che per salvare qualcosa del genere, checkpoint. Assi chiodate come arma. E no, perché là cosa lancio? È al posto di. Di armi ne ho due.
Ma sì, dai, posto dell'Ecca Lecca. Ah, due ce n'ha. Buono. C'è il castello, ma da dove passo? No, spacco tutto. Cosa dice? Freddy, Fabio Ferraio, le mie spade sono affilate come sempre, ma ultimamente è come se mancasse qualcosa. Chiedevo sempre agli spiriti Eldra di dare un po' di magia alle mie opere, ma ora è come se la magia fosse svanita. Spero di non averli offesi in qualche modo. I coniglietti non farebbero male a nessuno che non faccia del male a noi. Vabbè, ma a me tutto questo cosa... Che mi interessa? Io non ho capito perché le galline sono contro di me. C'è altro? Vado via? Posso andare? O via. Oh. Questo, ma aveva aperto da qualche parte, però dove? Bene, bene. È un Mario Bros del 2019 per caso. No, oddio, Mario Bros è un po' diverso. No, è carino, non è male. Ci sono i boss che sono interessanti. Popstar Paprika. No, io mi tengo il mio, la pirata vince sempre. Messo, grazie. Salva gli abitanti, ok. Ancora questi. Via. Oddio. Oh, la spada piratesca devo prendere però, eh. Al posto della spada normale. Scusa, eh. Minchia, com'è grossa! Bella! Mi piace, però questo forse avvicina. Oh, in acqua non ci, cioè, ci posso anche andare, ma purtroppo no. Non riesco a mirare con le pistole. Ecco, preso, meno male. Bello, questo qui dei pirati è bello. È un po' lente. No, ho sbagliato. Quanta cavolo carica. Guarda che non si possono parare i colpi. Che brutta, sembra una di quelle signorine che si trovano per strada. È vero, Cruci. Sembrava, infatti. E vabbè, oh, mica tutte possono essere belle e carine, eh. Ci sono anche quelle un pochino più bruttine. No, per salire? Mi scusi? Quello lì deve essere una roba... Ah, ecco, una roba importante, forse, eh. Non l'ho mai visto. No, non era niente, bene, perfetto. Sembrava... Dagli questi qui. Esce una mina... Oh! Infallibile. Ecco, quando riesco a mirarlo tutte le volte deve caricare, bene. Che lui riesce a rompere le cose o no? Il soldone. Prendiamo il soldone. E sparagli. In acqua non spara.
posso sparare anche a... alle fondamenta del ponte. Io starei mirando a lui, eh. Ma non lo piglia proprio. Non lo piglia proprio. Non se lo calcola proprio, allora va via. Un attimo che arrivo. Ma di qua è meglio. Sbagliato, sbagliato. Oh, aiuto. Madonna, che casino è. Sto cominciando un po' a esagerare qua. Anellino. Pensavo fosse qualcosa, un anellino magico. Invece credo che siano solo dei punti. E saltaci. A fondo, su. No, niente, no, non salta. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto, mi finisce male, sono troppi. Fammi passare. Non è cascato, meno male. Quando è a terra non lo prende? C'è una mina che fa veramente schifo, eh. Allora, cambiamo arma. Oh, ora mi sento a mio agio. Oggi su Fortnite sono uscite le sfide di Deadpool per la skin, ma su PC non funzionano e non so quanto ha sclerato. Domani forse sistemano il bug. Deve essere carina però la skin di Deadpool, è carino. Mi piace come supereroe. Infatti avevo visto nella pubblicità su YouTube che c'era la skin di sua, era carina. Aio, aio. Ho fatto male, boia. Tutto quanto si impegna a sparare. Non riesco a... Aio. Oh. Quasi morto, eh. Allora, rimettiamo la spada. No, per caricare però si deve fermare. Non va bene. Ok, i pacchi mi hanno salvato. Prendi. Prendi. Pistola. Perché devo sempre caricare nel momento sbagliato? Ma scoppiato! È bellissima, sì sì. Infatti l'avevo vista e... era carina. Poi vabbè, io non gioco a Fortnite, quindi... diciamo che non è che mi interessa, però l'avevo vista... era carina. Maledetta a te. No. E non so quando non ci ho mira con queste armi qua. Non riesco a... ma
È un centimetro di distanza, come fai a non prenderlo? Prendo tutto tranne lui. E eccolo. No. Perché c'è la vendana all'occhio, non riesco a vedere bene. Ecco, ho spiegato la motivazione, sono mezzo ciecato. Quindi non è colpa mia. Non vedo bene la simmetria delle cose. Oh, basta, sta. Mettiamo le cose chiodate. Oh. Bene, questi sono anche veloci. Faccio il devasto, via! Mi butto! Sì, sì. Queste sono le meglio. Oh, ce n'è ancora? Avevi saltato qualcosa allora. Percy pescatore, grazie di aver liberato i miei amici. Ma i nemici che hai combattuto finora sono pesci piccoli. Nella vita ho imparato una cosa: ci sono altri pesci nel mare e sono sempre più grossi perché mangiano i pesci piccoli. Tieni gli ami affilati, mi raccomando. Ho fatto un discorso senza senso. Guarda, questo ha messo impegno. L'ombrello. L'ombrello. Aio. Ma dammi tregua un secondo. Li piglia? No. Ma è troppo ravvicinato così, però. C'è pure questo, no? Sempre far fuori. Aspetta, lui che non volevo prendere l'ha preso subito. Ora ma prendevano un botto sti cosi. Morto! Ci siamo ammazzati a vicenda. Su 5 abitanti ne manca uno comunque. Io volevo prendere l'arma, cioè una minimappa qualcosa. Guarda, via. Madonna, quanti sono? Aiuto. Chiudi qualcosa di rapido. Sto a fare che rompono le balle, una roba incredibile. Mi sta prendendo da tutti. Lo sto killando pure io. Se fai velocemente. Oh. E adesso si è aperto laggiù. Io questi qua li lascerei stare. Questo me lo prendo. Non so perché c'è un qualcosa che vola. Madonna, mi sono noiosi. Via. Vai, e questo fatto. Ah, sconfiggere il dente squalo. Ok. Quindi questo sarebbe il boss. Sconfiggere il
mangiamo prima questi piccoli. Madonna, com'è grosso! Aiuto! No, 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 no. Oh, oh, oh. Vai via. Guardalo, maledetto, si approfitta. Posso andare un pochino più veloce, no, eh? Allora, qua ci vuole un'altra arma. Appena levo questi dal mezzo. Però i bombaroli colpiscono anche lui. Che potrebbe essere positivo. Allora, io così li posso... Oh! Allora, se mi dà tempo cambio arma, eh. Questo è bello grosso, lo prenderò. No. Sembrerebbe di... È gigantesco, come faccio a non prenderlo? Soprattutto tiro, eh. Aio. Non riesco a prenderlo, incredibile. Ho cambiato skin adesso, sono una specie di leopardo. Non lo sapevo. Perché c'è una bomba inesplosa a terra? Uio, che ci ha fatta? Ecco, non c'è più. Bene, l'ha preso però. Servirebbe un po' di vita. Eccola. No, 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 no. Bravo, picchialo. C'è un botto di vita però questo, eh? Perché ce l'ho? Posso? No! Mette il... Aia! E poi quando fa... quando... No, ancora! Ah! Corri! Rotola! Che fa? Dorme questo? Sarà addormentato! Soffre di insonnia! Già qua? I bombaroli non li vorrei far fuori perché mi sembra che mi aiutano più che altro. Io vorrei aio. Non mi posso fermare, non mi posso fermare a colpirlo perché c'ho i bombaroli dietro. E paroli, datemi... Si è preso pure la sciaffata, poi. Ma no, come non lo sta prendendo? Aio! Doppio colpo. Bravi, bravi. Frate! Però 15 è un po' pochino, eh. C'è lì la pozioncina, me la prendo. L'ultima! Aia. Mi sta sparando all'unghia del piede. Quanta vita! Ma non... Ma perché non riesco a prenderlo? No. Vedete perché non gioco a Fortnite, ragazzi? C'è un motivo, no? Non riesco a prendere questo che è gigantesco.
Le mena a tutti. Via, via, anche bomba d'oro, basta. Oddio, su 2 grammi di vita. Piglialo. Ripiglialo. Che sei? Aio. Non è facilissimo, eh. Abbastanza impegnativo perché... Ecco, l'arma gli levo il doppio, con l'arma, diciamo, ravvicinata. Il melee. Ma se l'ha beccati, quello con poca vita doveva morire a regola, no? E morici. Ah, oio. Se la ride? Mi è sembrata una risata di... Mia. Tosta, eh? Ah, yeah. Cioè, con pazienza si fa, non è che sia difficile. È tosta perché c'è un botto di vita. Male che ci sono le pozioni, altrimenti sarebbe un po' infattibile sta cosa. Ma se te volessi menare così? Oh! L'ho fatta. Brandy pom pom, questa è già più carina, Guiluccio. Ui, quanti soldi, tutti i miei. Basta, è finita, questo mi continua a sparare. 38.312 punti totali. 95 minuti, cavolo. Chi è questo? Devo fare? Capito cosa devo fare? Nulla, credo. Cioè, per farmi vedere una skin nuova? Vabbè. Allora, adesso possiamo... Ah, ma io li posso anche scegliere come voglio? Non c'è una sequenza? Quali volete vedere? Se me li fa scegliere. Questo è carino. Facciamo il granchio. Questo mi sa che è un po' troppo difficile. Non vorrei dire. Dai, vada per il granchio. Dici, no, che è successo? Vai, vada per il granchio, sbagliavo io tasto. Sì, no. Non è difficile come gioco. Basta con un po' di pazienza. Ma mi ha levato tutte le armi, ma no. Ma perché? Uno vede doppio. Se ho problemi brutti. E questa cos'è? Una creatura del mondo esterno. Inviata da dove? Giunta per quale motivo? Ignota, ignoto. Madre ignota. Purifica monumenti, creatura, riapri i loro occhi anche se la tua strada verrà rivelata. Vabbè. Parlare con certa gente mi sembra un po' inutile. Sarta? Chi è questo?
Sono degli orsi? Che barattolo, che cazzo? Ma io non ho armi, come l'affronto questo? Non è giusto. E non gli ho levato niente. Ma non mi dai, se non mi dai armi. Ah no, c'ho la pistolina. Mono. Ho capito che è quella fuori lì. No, che c'è lo scalino, eh. La pozza, la pozza! Via, via, via! Ma non mi ha preso. C'è un punto di domanda. Questa volta mi ha preso. Oh, su. Oh. Niente, era lì per caso. Era un punto di domanda messo lì per caso. E qui si può distruggere tutto effettivamente. Non ho capito questo che robo è. Un sacco di resistenza sta fuori qua. Ancora. Spada scorpione, proviamola. Ma dai. È più lenta. Sarebbe carino se ogni arma avesse un attacco diverso. Aio. Aio. Non scende. Guarda quell'altra maledetta, mi è scoppiata addosso. C'è troppo poca vita qua. Oh! Ma se lo salto qual è il problema? Se non... Ci dobbiamo ammazzare per forza tutti? Ma che palle questo!
Via. Un Teletubbies. Ma quanti sono? Ah, che succede? Ma non è scoppiato. Bene. E basta sti barattoli. Boss sarà un vero casino secondo me, eh? Mi sa che non sarà come il primo. E troppi, ma guarda quanto mi hanno levato. Ancora il barattolo. Che lo devo fare per forza. Carica. Ma almeno prendilo alle spalle, almeno quello. Attenzione. Non so se c'ha più mira lui che non mi prende mai o io che non lo prendo mai. È una bella sfida. Oh. Sfida tra accecati. Di qua però potrei anche saltare. Eccolo. Dove sono? Ah, morto. Dall'inizio, un'altra volta. Voglio provare questa spada, non l'ho ancora provata. Chi è? Sente dei rumori molesti. Poi non so se c'è qualche passaggio nascosto o come funziona. Sembrerebbe di no. Di qua non mi fido più. Ma mi sa che è l'unica. Molto lenta sta spada. Basta prendere roba. Fragolina. È una skin. Ok. Pensavo fosse un'arma. Ah, ok, qua niente. Si torna indietro. Aio! Lì bisogna buttarsi per forza perché lo spazio è ridotto. Non è che c'è tante chance. Questa spada qui è veramente. Cioè, ha un bel raggio d'azione, però come se fosse uno spadone. È veramente lenta.
siete via così? No. No, è andato di sotto la pozione. Si è rovinato. È l'ultimo step questo. E dai col baratto un'altra volta. Te buono. Questa l'ha presa tutta però, eh. Perché il barattolo? Vai, bravo, levati. Dai, che è morto. Oh. Allora, pulisci i monumenti. In che senso? Ah, perché ne manca uno. Non avevo capito che li dovevo pulire. Di qua era chiusa la strada. Questo è fatto. Poi è tutto bellissimo, monumenti. Di qua non si può salire. Ma qui c'è anche checkpoint, ok, va bene. Ah, ce n'era uno qua. Ma va? Non avevo capito. C'è la corsa normale. Vai. Fatto. Ripristina gli arcobaleni. Non voglio il gatto però. La fragolina. Aspetta. Ma oh, veramente sono una fragola. Non l'avrei mai detto. No, ma perché mi cascano sempre di sotto? La maledizione della fragola. No. Oh, questo è cascato di sotto, bene. Vorrei provare quest'altro. Ah, così è gratis. Però la fragola di scalini li fa un po'. Però è potente sta spada qua, eh? Cos'è? No. Direttamente da Farming Simulator e girasoli. Sono venuti a vendicare della mia scarsa produzione. Sta giocando a Fallout, è bellissimo. Sì, quale stai giocando, Guiduccio? Ce n'è diversi. Il 4 penso sia quello più bello. Poi hanno fatto quello online, che è stata un po' una, diciamo, una mezza delusione. Poi non so se ci hanno rimesso le mani, penso di sì, l'abbiano un po' migliorato. Però mi ricordo quando è uscito, perché l'avevo preso pure io, l'avevo preso in accesso anticipato su Instant Gaming, che non era proprio il gioco, diciamo, era, cioè era il gioco completo, però era, come dire, ecco, sono morto, era praticamente l'accesso, mi sembra la beta, ora non mi ricordo esattamente, e poi dopo se ti piaceva compravi il gioco
quando usciva proprio interamente. Io provai la beta, non mi piacque per niente, infatti si lamentavano anche tante persone. E poi non so se hai seguito la faccenda, fu un flop assurdo, perché praticamente quasi tutti chiesero il rimborso. Aio, ma che casino è? Ma stiamo un po' esagerando? Shelter per Switch. Ma Shelter è quello che... Non è per caso quello da simil cellulare che sono dentro un bunker e forse ho capito quella che mi sembra, l'ho provato pure io, però era nato come gioco da cellulare se non mi sbaglio, se è quello che dico io. Non è malvagissimo. Poi era tanto che non accendevo la Switch, quindi poi a fine live mi andrò a vedere anche quali novità sono uscite, che era già un bel po', un paio di mesi che non l'accendevo. Scendo? Ok, una skin abbastanza discutibile, il colore illumina la vita. Bravo. Spatola da cucina, io le prendo, tanto c'ho posto. Via. Alberi maledetti. C'è una roba là. Fammi passare. Sai che la fragola non è molto abilitata a fare gli scalini. Certo, la fragola combattente non l'avevo mai vista ancora. Per trovare l'ultimo arcobaleno. Qui l'ho fatti tutti. Qui c'è il passaggio, questo qui mi sa che non l'ho fatto. No, ho fatto anche questo. Ma se ci fosse una minimappa, ora non è che è un gioco complesso, per l'amor di Dio, però metterci una minimappa per semplificare la vita non sarebbe così malvagio. Tanto per non girare a vuoto mezz'ora. C'è roba mi sa di qua e di là. No, più di là. Mi sento molto potente con questa spatola, però vedo che meglio funziona abbastanza. Vai, ultimo arcobaleno. Sono completata. Ammazziamo anche questi per principio. Oh, mi stanno ammazzando a me. Mette nella mia... Oh.
Violenza pura quest'arma. Per quanto possa essere onesto sto gioco. E mo' l'uscita? Ah, l'ho tolta. Cosa c'è? Già fatto anche di qua. Via. È carino ragazzi questo gioco. Poi chiaramente cattura gli incubi. Poi chiaramente c'è di meglio, eh. C'è di meglio e c'è di peggio. No, abbastanza carino. Sì, però ho capito. Ti ho fatto un complimento, mi punisci subito così. Questi? Oh, ma che... Ma se... Sono tremendi ste robe qua. Ancora? Ma è un'arma è dal 1920 che non me ne dè una. Mappede. Ma in tre colpi mi fanno fuori. Ma no, ma non mi fanno neanche arrivare. Ma che cacchio. Ma che robe sono. Ancora. Vediamo la spatolina, io vedo un'ombra malefica. Oh, bellina lingua del drago. Potesse anche parare, non sarebbe malvagio. Vederci. Ah, vado anche via, va? Bellina la struttura a forma di drago. Qui si può scendere però. Ma quanti sono? Ma sono fortissime ste robe qua. Ma sono una povera fragola. Aio. Posso essere utile nella Macedonia io, non di più. Abbiate pietà. Ma guardali. Ma che cos'è? La skin secondo me che è sbagliata. Dammi un'arma per favore. Oh, vecchia spingarda. Prendiamo la vecchia signora. Vabbè, come le altre. Questo c'ha l'incubi, ce l'ho anch'io. Ma secondo me sei anche un po'... Vedo una macchia marrone, non vorrei che avesse fatto un po' troppi incubi. Vabbè, cose sue io non voglio sapere. Se mi dice come si sale, io salirei pure. E fa però... No, anche mira nel prendere le robe, vedo. Vorrei salire. Forse non devo salire. No, devo salire per forza. Olè. Là c'era il dragone, l'abbiamo fatto. Oh, l'ha stioppato subito.
vecchia signora con la vecchia spingarda, che è che mi ce l'ha? Ma un ragno, una specie di ragno. Questo dorme. Vento occidentale ispirante, l'aria emana una magia incredibile. I più saggi tra i nostri sono sprofondati nell'incubo, terrorizzati da un cielo senza Eldra. Risvegliali se puoi, eroica creatura, sono una fraude. Mi dispiace, un'orrenda tempesta si addensa. Ma non è che porti anche un pelo sfigate, eh? No. Così, giusto giusto. Qui non promette nulla di buono sta roba qua. Bisogna per forza, mi sa, passare di qua. Ecco. Un diamantino me lo prendo. No. Comunque questo leva 45, eh? Quell'altro levava 15. Quindi molto meglio. Altra arma levava 15. Eiati! Adesso salto? Ah, non era da far così, bene, perfetto. Ci sono qualcosa un'altra volta, ma se io vado qua posso salire? No. Devo stare a fare tutto il giro, che palle. Vorrei andare direttamente qua, non posso. No, ci passa sotto. Voilà. Ma perché caschi? Maledetta fragola senza gambe. Ma secondo me il percorso non ci va di là. Non è questo. Secondo me è di qua. Banzai! No, non era di qua. Non era assolutamente dove pensavo. Un rampino all'Assassin's Creed? Chiedere troppo. E io vado di qua allora. Perfetto. Sì, comunque è la strada giusta. Sono io che... No, vabbè, allora... C'è qualche problema tecnico, tattico di base, eh? No, vai su! Ma porca! Oh, è l'unica strada, ci devo andare per forza. Con calma. Aio. No, ma se mi sparano. Ma li faccio fuori però, eh.
non si può lavorare così, mannaggia. Mannaggia le fragole. Dai. Questo numero uno l'ho levato. Due l'ho levato. Carica, mannaggia a te. Aspetta. Oh! Oh! Allora. Poi ci sta che non è questa la strada, non ho detto. Lui così salta. Ma che cazzo, mi ha sparato mentre saltavo. Ma che ingiustizia. Perché io devo prendere il tempo del trampolino e saltare, ecco, al momento giusto per prendere lo slancio. No 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 no, non è possibile. Ma perché? Allora, con calma, vai, salva subito, ma ragioniamo. Yeah. E vai, vai da dove sei venuto, pure te. Oh, poca vita, poca vita, poca vita. Una Macedonia, grazie. E sei brutta. Ecco perché come mi fanno fuori rapidamente con quella specie di mossa quando gli vado avvicinato. Due. No, stavo guardando la Shatterings. Vabbè, tanto abbiamo salvato qua, che è la cosa più importante. Panda. Panda è carino. Però mi... No! Ragazzi, stanno scoppiando alla grande qua. Ma perché non lo prendo? Il mio spirito cade. E il mio nome lo sento mutare. Ma questi sono problemi esistenziali che non mi riguardano. Arrivederci, grazie. La mia spalla su cui piangere è intrappolata nell'incubo. Il mio cuore è inciappolato con essa. Devi salvarlo. Ma se invece di chiacchierarmi fai lavorare. Si fa prima. Oh. Non è che mi danno qualcosa, Non hanno pietà. Una cura, qualcosa. Guarda, questa scende pure. Chi è? Cioè, queste mi fanno neanche salire. A parte che non riesco, quindi il problema non si pone. Via.
Aiuto! Rez. Esce una mira che... ora me la dai la pozione. Fammi salire! Guarda che maledetto, perché io non gli posso sparare da... dall'alto verso il basso. E dire che ho giocato anche a Sekiro, che è leggermente più difficile di questo. Manca uno. C'è un altro dragone. Che mi pia tutto e ci... Oh! Mazza il bisogno. Missione completata, non sono cascato di sotto. Ce ne andiamo. Non lo prende? Però mi prenderà a me. E no, no. No! Sono riuscito a cascare anche dove non era possibile. Vabbè, tanto si è aperto qua. Andiamo via. Arrivederci, grazie. La chiave, trova la chiave della casa dell'albero. Sull'albero. No, volevo cambiare skin, mannaggia. Allora, fatemi mettere qualcos'altro. Credo che si possa cambiare skin solo all'inizio livello, allora. Ancora gente che spara, lo spacca tutto. E poi sarebbe forte avessi un pelino di mira. Soldi, soldi. È una gallina. Terra è un attimo. Terra sottosopra rivolta, la casa dell'albero arriva fino al cielo e... chiacchieri troppo. Mamma mia. Aio. Non me lo fa fare. Devo prendere tipo un quarto d'ora di tempo per fare la mossa caricata. Poi non è che gli ha levato tutto sto granché, eh.
Scusa, ma se io ho la pistola che leva, fa gli stessi danni. Faccio prima. Signorina, mi lasci prendere la cura. Non ho capito ancora il barattolo lì che funzione ha. Ce la faccio? Facciamo proprio così, eh. Ah, però se li ammazzo mi danno un po' di punti. Ok, sì. Mi dasse un'arma nuova. Così levo anche un po' di pistole vecchie. È finito! Chiave dell'albero, ma è un'arma questa? No. Era la chiave dell'albero. Ah, forse qui? Sconfiggi tutti i nemici. Mettiamo l'anguria. No, l'anguria la voglio, il cocomero lo voglio. Il cocomero è la meglio invenzione dell'estate. Madonna. Ma è questo che mi fa fuori, eh? Quella scossa lì che fa che ti leva tutta la vita. Ma qui cosa? Ah, sconfigge tutti i nemici. Quindi non devo liberare nessuno. Completato. Mi dica, signorina. Audace alba sorgente, i mostri, essi rendono oscura la nostra ascesa, ci impediscono di raggiungere, ma appena donna, perché questa voce? Ci impediscono di raggiungere il culmine di questo antico luogo. Senza di loro potremmo procedere secondo il nostro destino. Con loro non possiamo che girare in cerchio. Ma giraffa da qualche altra parte. Allora, sconfiggi tutti i nemici. Come il cane, la melanzana, no, stiamo in tema frutta, anzi verdura, melanzana, in tema cibo. Bellissima la melanzana. Questi sono praticamente simili al boss, al primo boss che abbiamo fatto, cioè sono uguali.
praticamente la versione mini. Aio. Cos'è? Ho preso? Quindici di 35. Fuori tutti, senza paura. No, 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 di sotto però no, eh. Becchiamoli tutti, ma non ho bisogno della cura. La potenza della melanzana è la potenza della melanzana. Sì, ma là come ci arrivo? Allora c'è un ponte. No, però c'è neanche delle scale qua, no? Un attimo. Quella su. Vabbè, qua c'è il soldone. Mancano quelli laggiù, però come ci arrivo? Va sparando. Che per me è... Però scusa, se il ponte, c'è un ponte, vuol dire che il ponte va giù. L'ultimo. Voilà. Ma meno male non dovevamo abbassare il ponte. Via. La melanzana se la cava bene. Ripara il raggio dei sogni. Banana, vai di banana. Vabbè, anche la melanzana è un frutto, dai. Da oggi è un frutto. Guarda, ecco, la banana... No. Perché il frutto dell'amore non è il frutto della guerra. Arrivederci. Sono un po' troppi qua, eh? Però è già un bel po' che non mi dà più un'arma. C'è da fare dalla distanza. Non me ne ha più.
Vada, vada, banano, vada. Qui c'è sicuramente qualcosa. Ah, già completata? Posso andare? Io vado. Ok, il granchio è sconfitto. E con lui facciamo granchio contro granchio. Madonna, quanto è grosso! Che cacchio! Quanta gente! Troppi! Oddio! Oddio! Ma che si spara dei raggi? Ma che cos'è? È illegale sta cosa. No, sono anch'io illegale però. Poi di là c'erano i bombaroli che davano una mano, qui non dà una mano a nessuno. No. Che cos'è quel robo lì? Guarda che oh, e palla finita. Dovrebbe essere un gioco carino e coccoloso. Invece è un gioco violento. Quasi metà vita, eh. E io sono quasi morto. Oh, ho fatto scendere 3000. Spada per favore, no, però se devo staccare per ma devo staccare. Vai a cena, Guiduccio, alla prossima, grazie per la compagnia. Io volevo levare un po' di questi, un po' di queste robette qua che mi rompono altamente. Aiuto! Una fialetta? Sì. Eccola. Ma la farei un po' troppe volte adesso sta cosa qua. Cioè non ti lascia fare le robe. Canta, che cacchio fa? Comunque è brutto, eh. Bruttino, non hanno mai visto come è fatto un granchio. Che ci sta. Gli sviluppatori, oppure è brutto forte. Comunque, non è. Sono più rompiballe questi che lui. Il 68 glielevo quando ero rovesciato. Bas, lasciami stare! Ecco, ma quante volte cascherò di sotto io.
guarda che è quasi fatto, su. Ma che palle sti pellicani qua. Sti gabbiani, sti piccioni. Mi manca un pelo di vita. Su, su, su. Oh. Ok, il granchio, quindi me l'ha data anche come skin. Sì, ma ora basta, è finita. No, non è finita. Ah no, è finita, ok. 90.000, yeah! Allora ragazzi, direi che per oggi possiamo anche terminare qua. L'ho voluto portare perché in primis l'hanno regalato gli sviluppatori, quindi per ringraziarli è giusto che almeno una volta lo porti. Non è malvagissimo, non è il giocone dei cioconi ovviamente, però diciamo come passatempo magari giocato così ogni tanto è carino. Poi vabbè, ci sono tanti altri boss e poi non sono una volta fatti tutti, ma perché non me l'ha segnato che l'ho fatto? Vabbè, l'altra volta me lo avevo segnato, mi sembra. Comunque c'è rimasto il punteggio. Va bene ragazzi, comunque spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani, sempre l'orario diciamo più o meno sulle 5:30, ma delle volte dipende, comincia anche un po' più tardi. Oggi abbiamo cominciato alle 6. Comunque diciamo l'orario più o meno è quello. Noi, io vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo domani, vediamo un po' cosa porta. Vorrei portare Transport Fever 2, che è già un bel po' che lo dico, poi Darkest Dungeon, Farming Simulator 19, poi cosa ci abbiamo? Vorrei portare anche Path of Exile, che tanto che non gioco, anzi forse domani lo porto, vediamo un po'. E noi niente, ci vediamo domani. Ciao a tutti ragazzi!